Buongiorno ragazzi, bentornati a un altro video. Come sempre, Giulio di Muscoli a Vita. Oggi provo qualcosa di un pochino diverso, quindi sit back, relax, godetevi questo video. Iniziamo la giornata in 3, 2, 1. Oggi mi sono alzato intorno alle 7 del mattino e invece di fare l'intermittent fasting come al solito ho deciso di fare colazione con la solita tazza di matcha, estratto di tè verde, 35 g di fiocchi d'avena con 100 ml di latte di mandorla e 100 ml di acqua, una banana tagliata a pezzi con un po' di cannella e 2 grandi bicchieri d'acqua. Una colazione ricca di carboidrati e di caffeina per avere l'energia necessaria per affrontare una lunga giornata. Ho poi preso il famoso tube di Londra per arrivare dall'altra parte della città, al Queen Elizabeth Park, il parco olimpico londinese, per la Shell Eco Marathon. L'Eco Marathon è una competizione internazionale a cui partecipano migliaia di studenti per costruire la macchina del futuro a zero emissioni e con il massimo risparmio energetico, e ogni anno attrae 30.000 persone da ogni angolo del mondo. A questo evento ho lavorato come student liaison e visitor host, aiutando le squadre di studenti a costruire le loro macchine, a dare indicazioni e a rispondere alle loro domande, ad aiutarli a passare l'ispezione tecnica e a competere sul circuito esterno della maratona. Ho lavorato dalle 9 all'1 senza mangiare niente e poi sono andato a pranzo. Per pranzo ho provato a minimizzare i danni: una zuppa di verdura mista bella sana, un'insalata come contorno, pezzo di pane integrale, un cookie al cioccolato al latte e una mela, e anche un panino al pollo con un po' di maionese, provando a limitare i grassi e aumentare l'introito proteico della giornata. Dopo pranzo ho ripreso con le ispezioni tecniche, misurando la benzina e l'olio dei motori e aiutando anche la squadra italiana dell'Università di Catania, che vedete in questo momento. Alle 4 ho fatto un piccolo break camminando fino al fiume e mi sono mangiato una barretta energetica con 10 g di proteine e 20 g di carboidrati e 7 grammi di grassi, mentre mi godevo il panorama. Ho poi ripreso il lavoro aiutando le ultime squadre a finire le loro macchine e a testare il circuito esterno prima della competizione di domattina. Come vedete c'era ancora un sole che spaccava le pietre, un caldo mai visto in Inghilterra, ma non mi lamento per niente. Alle 6.30 ho terminato la giornata, ho ripreso la famigerata tube e sono rientrato a casa di Simon al centro di Londra. Stavo morendo di fame e mi sono dunque preparato un semplice panino alle olive con del tacchino per un po' più di carboidrati e proteine. Ragazzi, io sono tornato, sto editando il video per voi e comunque è stata una giornata lunghissima, ma ciononostante andiamo in palestra perché la palestra non si manca mai. Comunque, quindi, tra una mezz'oretta vado in palestra e io mi sto preparando il mio pasto pre-workout che vi faccio vedere proprio adesso. Dato che sto ancora abbastanza indietro di proteine, mi sto mangiando questo yogurt con 20 g di proteine. Di solito consiglio sempre, se riuscite a farlo rientrare nei macronutrienti, calorie, nel vostro stile di vita, se consumate 20-30 g proteine e carboidrati pre-workout, è veramente ottimale. Tutti i benefici della frequenza dei pasti li massimizzate, anche se sono teoretici, ma se sono veri li massimizzate comunque. E ovviamente una Red Bull, perché sono le 9 di sera, lo so, sono un pazzo che prendo un energy drink a quest'ora, ma ragazzi, se no dormo sulla panca piana, lo sapete, quindi... E ovviamente, mi stavo per dimenticare, un bicchiere d'acqua grande, quindi io mi mangio questo piccolissimo pasto pre-workout, fra 30 minuti ci vediamo in palestra. Ragazzi, oggi sono in modalità commentary, quindi questa palestra nuova, ma comunque il mio allenamento rimane uguale. Primo esercizio, incline dumbbell bench press. Oggi mi concentro sulla forma, come potete vedere qui, questo era il mio terzo set, quindi sono un po' affaticato, però provo veramente a mantenere forma perfetta per tutta la durata del movimento, così che colpisco bene e riesco a contrarre bene i pettorali. Vi consiglio anche voi di scegliere un peso che vi permette di contrarre bene su questa giornata di ipertrofia. Passo al secondo esercizio, one arm dumbbell row. Questo è un ottimo movimento per la schiena, soprattutto per lo spessore della schiena, e il fatto che fai il movimento con una mano alla volta veramente riesci a notare i muscle imbalances, quindi riesci a vedere da che lato sei più forte e puoi concentrarti di più. In caso uno dei due lati è il lato meno forte, puoi concentrarti a aumentare le ripetizioni che fai da quel lato per provarlo a portare allo stesso livello dell'altro. Quindi questo è veramente un ottimo esercizio. Anche qui il terzo set, come vedete, sono bello affaticato. Questo, se è un esercizio, se lo fate bene con una forma corretta, veramente lo sentite in modo pazzesco. Sono poi passato al terzo esercizio, che è lo standing shoulder press. Questo è una variazione, di solito lo faccio da seduto, da in piedi praticamente utilizzi un po' più gli addominali, quindi quando fai questo movimento devi stringere gli addominali, stringere i glutei
e ovviamente il peso sarà un po' minore, il peso che riesci a sollevare, ma se utilizzi forma corretta sentirai veramente che alleni le spalle in modo perfetto. Passo dunque al quarto esercizio, un altro esercizio per la schiena. Questo è un close grip pull down. Veramente qui, come vedete, non estendo completamente, provo sempre a mantenere la tensione sul muscolo e questo è il segreto se volete costruire il muscolo. Dovete provare a, nella giornata di ipertrofia, mantenere una forma corretta per proprio riuscire a mantenere la tensione sul muscolo che volete allenare per tutta la durata del set. Passo poi all'esercizio 5. Un esercizio per i deltoidi laterali, mi piace fare questo esercizio sempre, ogni singola giornata, perché veramente penso che sia stato l'esercizio che abbia più rivoluzionato le mie spalle, soprattutto la mia larghezza, quindi ottimo esercizio. Qua ovviamente potete variare con l'impugnatura. Io consiglio di prendere il dumbbell nella parte posteriore, così che riuscite veramente a colpire i deltoidi laterali. Poi passo dunque a questo esercizio per i bicipiti, il hammer curl. Questo veramente, se eseguite questo con un peso in cui riuscite a muovere bene il bicipite, gomiti immobili e a contrarre per bene quei bicipiti, questo è un ottimo movimento per fare lo spessore laterale del bicipite e io vi consiglio di includerlo sempre nella vostra routine di allenamento. Anche qui invece provo a prendere i dumbbell un po' più con una presa molto stretta e un po' nella parte anteriore del dumbbell, così che il peso viene equilibrato per bene e potete colpire bene i bicipiti. Esercizio numero 7, tricep push down. Questo lo eseguo in uno stile rest pose, quindi qui vi faccio vedere il mio primo set e poi prendo una pausa di recupero di 15 secondi e poi parto con il secondo mini set. Questa è una tecnica, ragazzi, veramente pazzesca se voi avete poco tempo e volete massimizzare il volume. Io oggi purtroppo sono in una palestra diversa, sono andato alle 11, per cui volevo veramente fare il prima possibile, non mi andava troppo di stare in palestra e volevo uscire. Se voi utilizzate il rest pose training style, vi permette di massimizzare il volume e minimizzare il tempo percorso, perché alla fine per crescere i muscoli avete bisogno di tre cose. Uno, il sovraccarico progressivo, ovvero dovete aumentare il carico che sollevate di volta in volta, o comunque dovete progredire di anno in anno se volete mettere su massa muscolare. Però la seconda e la terza cosa sono ovviamente la relazione tra volume, tempi di tensione, frequenza, eccetera, eccetera. Quindi il volume gioca un ruolo importantissimo e il rest pose training style vi permette appunto di massimizzare il volume e minimizzare il tempo. Questo infatti lo faccio di solito, utilizzo questa tecnica non sui movimenti composti, ma solo sui movimenti appunto di isolamento e magari alla fine quando ho poca energia, soprattutto quando sono in un periodo di dieta. Anche qui vedete i face pulls, vi ho fatto vedere se non avete visto l'ultimo video con Simon. Spiegavo tutto in quel workout. Questi non sono un movimento dove caricate tanto, infatti, se vedete, è veramente sono al peso più leggero in assoluto. E questo è veramente un esercizio che vi farà, praticamente è un esercizio posturale, quindi vi aiuterà a camminare dritti, avere le spalle non curve, che di solito quando vai in palestra si vede un sacco di gente che ha le spalle veramente curve davanti, e secondo me è bruttissimo. Come vedete qua, io sono bello bello, diciamo, dritto con la schiena, con la postura, e devo dire che è dovuto a questo movimento qui. Anche questo eseguito rest pose training style per minimizzare il tempo percorso. Passo poi all'ultimo esercizio, barbell curl, anche questo eseguito in stile rest pose. Di solito non faccio nient'altro, faccio solo un esercizio per i bicipiti, però oggi non mi sentivo di aver lavorato troppo bene. Devo dire che questo allenamento non mi sentivo al top. Non era nemmeno terribile, però di certo ho avuto degli allenamenti migliori. Quindi alla fine ho deciso semplicemente di farmi venire un po' al pump al bicipite, come potete vedere qua. Anche questo, ho preso una barbell molto molto leggera. Qua potete variare variare l'impugnatura della sbarra. Se impugnate più stretti andrete a colpire il bicipite esterno, più larghi andate andrete a colpire il bicipite interno. Quindi anche voi giocate un po' con l'impugnatura di questo barbell per colpire i diversi punti del bicipite.
Io spero che questo commentary vi sia piaciuto. Mi raccomando, ragazzi, buttateci un like che mi aiutate a crescere il canale. Detto questo, io qua vado a dormire, che è tardissimo. Non so se sentite la mia voce, è mezzanotte e mezza. Io sono in piedi a stamattina alle 7. Detto questo, godetevi il resto del video. Ragazzi, io sono appena tornato dalla palestra, parlo a bassa voce che sono le 11 e mezza, non voglio fare troppo casino, c'è gente che già dorme in questa casa. Comunque, purtroppo non ho preparato niente, sono stato stupido, non sono andato a comprare niente, quindi per cena non ho davvero niente, però mi faccio. Dunque, mi sto improvvisando un po'. Allora, mi faccio un altro di questi per 20 grammi di proteine e yogurt, mi faccio una mela e una banana e poi faccio. Gentilissimo Simon mi presta il suo Hard Gainer Extreme. Ragazzi, gli shake, questi per gain, in realtà sono semplicemente, ci metto dentro un sacco di carboidrati, proteine, potete farlo voi stessi, ma per convenienza, se volete comprare anche qui, anche lui va a MyProtein, come vi ho consigliato, quindi ve lo consiglio anche a voi. Quindi, questa sarà la mia cena. Mi dispiace se per oggi la qualità del vlog e anche tipo i dettagli, eccetera, eccetera, non è stato magari uno dei più appassionanti. Purtroppo sto lavorando veramente un sacco, se vedete vado in palestra alle 11 di sera. Provo a farcela entrare così proprio per un pelo, però sono veramente sto correndo di qua e di là tutto il giorno. Poi Londra è veramente grande come città, quindi anche per gli spostamenti è veramente veramente tosta. Comunque spero mi capiate. Non appena torno a Manchester inizio col ritmo mio solito e sicuramente proverò a mettere fuori contenuti sempre più di qualità. Detto questo, mi sa che ho detto tutto, voglio ringraziare veramente ognuno di voi che mi sta seguendo, che mi sta lasciando i commenti, lasciando i like. Veramente, ragazzi, mi state motivando a mettere più content. Tutti i vostri commenti sono veramente pazzeschi, cioè non me lo sarei mai immaginato quando ho iniziato. Ho già, praticamente siamo già in 300. Lo so, tanta gente dice, ah, dovresti avere più iscritti, eccetera, eccetera. Ma ragazzi, a me interessa aiutare voi. Siete voi che mi state guardando e supportando. E io voglio per ora instaurare un rapporto me e voi e andare così. Poi chi vuole si aggiunge, ben venga. Se non siete ancora iscritti, state ancora qui, ragazzi. Cosa aspettate? Iscrivetevi. Però detto questo, ragazzi, buttateci un like, mi raccomando, che mi aiutate a crescere il canale. Io vi voglio ringraziare tutti nel cuore. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ragazzi.